Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare. Stiamo arrivando vicino a Natale, dobbiamo correre. I nostri regali handmade li abbiamo fatti, ma abbiamo bisogno di un posticino dove poterli inserire per poi poterli regalare. E oggi vediamo proprio questo con questo nuovo tutorial che andremo a vederlo nel dettaglio. Veniamo dunque a vedere quali sono i prodotti che ci occorreranno. In questo caso utilizzeremo un feltro da 3 mm, panno lenci rosso, panno lenci color moro, beige, panna e dei piccoli pezzettini di nero. In più un righello, un marker, le forbici e la nostra colla a caldo. Vediamo dunque come procedere. Prendiamo il nostro feltro 50x50 e segneremo 30, poi altri 30 per tutta la lunghezza del nostro feltro, che si sa che questo è un feltro da 50. Tiriamo la nostra riga in questo modo e procediamo con il taglio. Quando abbiamo tagliato il nostro feltro, che in questo caso è 30x50, con la restante parte del feltro che abbiamo tagliato faremo delle striscioline che saranno da 2,5x50. Andiamo a vedere quindi come poter tirare queste altre linee. Prendiamo sempre il nostro feltro e segneremo 2,5. Io lo faccio sempre dai bordi perché mi trovo bene. 2,5. 2,5. 2,5. E tiriamo la nostra linea in questo modo. Esce dall'inquadratura perché è molto lungo e procediamo con il taglio. Infine avremo realizzato un pezzo che è 30x50 e delle striscioline che saranno 2,5 e in questo caso noi le accorciamo, non saranno 50 ma le portiamo a una misura di 40, quindi le tagliamo. Vediamo quindi adesso come poter incollare il tutto. Facilissimo, prendiamo il nostro pezzo di feltro, lo pieghiamo su se stesso in questo modo, facendo combaciare il più possibile il laterale, prendiamo la colla e la passeremo lungo questo bordo. State sempre un po' più lontani del dovuto, così non abbiamo problemi. Facciamo una striscettina di colla, nella parte del fondo ne mettiamo un pochettino di più e subito incolliamo in questo modo. La stessa cosa la facciamo dall'altro lato, mentre da qui si prende già. Tiriamo la nostra striscettina di colla in questo modo. Io ritorno anche indietro, visto che sono andato molto veloce, e incollo e aspettiamo qualche secondo perché questo si possa apprendere la colla. E quindi abbiamo fatto la nostra bustina, come in questo caso. I manici sono qui e dopo vedremo come fare. Ora dobbiamo andare ad adornarla e quindi dobbiamo creare un qualcosa e io ho pensato a una bellissima renna e vediamo come poterla fare. Allora, questa sarà la sua faccina, quindi prendiamo il nostro marker e disegniamola, facciamo l'orecchietto così,
poi scendiamo giù, la allarghiamo in questo modo. Potete farla anche speculare e questa sarà la faccina che adesso andiamo a tagliare. Ed ecco qua la nostra faccina. Ora prendiamo la parte del panna, questo qui, e andiamo a disegnare un ovale. Ecco qua. Questo è un marker che poi si può anche cancellare e andiamo a tagliare. Per fare le orecchie facciamo come la fogliolina, quindi così e così, e andiamo a tagliare. E abbiamo fatto anche le nostre orecchiette, eccole qua. Quando poi voi avete un po' più di tempo, fatelo più preciso. Ora con del feltro nero ho fatto già i miei occhietti. Ci manca una cosettina. Prendiamo il nostro feltro rosso e andiamo a fare il nostro naso, che sarà sempre un naso rotondetto così. E lo tagliamo. E anche il nostro naso è pronto. Ora ci servono le corna, quindi prendiamo il marrone, allora così, facciamo una L così, poi saliamo su, prendiamo primo, poi facciamo un secondo e poi facciamo il terzo. Ecco qua la nostra cornetta. E adesso andiamo a tagliare. E anche le nostre piccole cornette, eccole qua, sono pronte. Ora incolliamo la faccina. Incolliamo tutti i pezzettini, quindi prendiamo il musetto, mettiamoci un po' di colla, ecco qua, e andiamo a mettere il musettino. Ecco qua. Il nasino. Ora applichiamo prima la nostra rinna. Quindi prendiamo la colla, diamoci un po' di collettina tutto intorno, così. In questo modo. Poi prendiamo le corna. Un altro po' di colla a caldo e le posizioniamo bene 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 qua. In questo modo, benissimo, altra cornettina, e voilà, la nostra renna è pronta, ma il nostro sacchetto ancora no, quindi adesso dobbiamo andare a applicare i nostri manici. Per applicare i manici noi ci ricordiamo che abbiamo una misura di 30, quindi cosa facciamo? Noi il centro è 15, giusto? Perfetto, quindi andiamo verso questo lato qua e prendiamo 8 centimetri che vanno di qui, quindi sarà questo punto, e 8 centimetri che vanno di qua, che è questo punto. Il nostro pezzettino lo faremo combaciare qui, in questo modo. Se per voi sembra troppo lungo, lo potete tranquillamente tagliare.
Io vi do un consiglio: se lo volete fare più corto, prendete sempre la misura del 30, come in questo caso. Io vi faccio vedere, prima l'avevo fatto più lungo, ma lo si può tranquillamente modificare. Quindi facciamo 30, tagliamo di qua. E quando lo andate a inserire all'interno, dovete fare questo giro con le dita, perché deve venire nella parte esterna, cioè quindi deve venire questa bombatura, e andiamo a inserire con la colla a caldo i nostri punti. Prendiamo sempre la colla, la possiamo mettere anche direttamente qua, in questo modo, e mettiamo a una distanza di circa 2 cm qui, prendiamo 2 cm, diamo un po' di tempo, intanto prendiamo già l'altra colla e tenete schiacciato per un po'. E facciamo la stessa operazione anche sul retro. E la nostra borsettina è finita. Se poi vogliamo essere proprio bravi bravi, prendiamo un po' di raso e facciamo dei fiocchettini da inserire qui. I fiocchettini col raso, io ho preso del raso dalla bellezza di 3 cm e mezzo, 4, e lo taglio a 9. Poi lo stringiamo così, facciamo delle piccole piegoline in questo modo. Poi prendiamo un altro pezzo di... Io ho preso l'aiuta verde perché mi piace, perché va molto molto in tinta, e facciamo dei rotolini in modo da stringere il nostro fiocchetto in questo modo. Stringetelo il più possibile. E poi lo andiamo a applicare con la colla a caldo. Qui, in questo modo, e così avremo anche il nostro fiocchettino. E voilà! La nostra borsa è pronta per metterci dentro tutti i regali. Vi voglio far vedere anche altri modellini carini carini. Questo con le stelline, questo è sempre un 30x50. Oppure ne ho studiata una un poco più piccolina, che è questa qui, che è fatta in panno Lenci, quindi non in feltro, ed è 25x30. E come sempre ormai vi dico, è facile. Abbiamo visto quindi queste bellissime borsettine porta regalo. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un like, scrivetelo anche nei commenti cosa possiamo creare, qualsiasi altra cosa che vi può interessare, e io come sempre vi invito a vedervi nel prossimo tutorial, ma di non perdervi neanche le rubriche del Tessiland News, del Condivision. E guardate che ci sono tante tante novità, e magari qua dentro secondo me c'entra bene un bel libro. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!